a caccia con un fucile truccato, processato un sessantenne. Fondi per contrastare la dispersione scolastica, intervento della CGIL di Caltanissetta. Rischio incendi, parla il comandante dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Parcheggio a pagamento di via Medaglie d'Oro, segnalazione dei cittadini sul resto, parla l'assessore comunale Frangiamone. Un cacciatore sancataldese di 64 anni dovrà versare un risarcimento di 1.500 euro al WWF per aver utilizzato un fucile modificato nel corso di una battuta di caccia. Lo ha deciso il Tribunale di Caltanissetta nel corso del processo in cui il cacciatore, accusato di esercizio della caccia con mezzi vietati, ha beneficiato della messa alla prova, cioè la sospensione del processo in cambio di un programma di lavori di utilità sociale, istituto previsto nel caso dei reati più lievi. L'uomo nel 2018 aveva cacciato dopo aver modificato il fucile smontando il riduttore, un espediente utilizzato dai cacciatori per sparare più dei 3 colpi consentiti, ottenendo una sorta di effetto raffica. A segnalare la situazione erano state le guardie del WWF nel corso di un controllo e nel processo l'associazione ambientalista si è costituita parte civile con l'avvocato Salvatore Patrì. Nella scorsa stagione di caccia 2021-2022 le guardie del WWF, che svolgono i servizi di controllo sull'attività venatoria unitamente ai carabinieri, hanno denunciato 9 cacciatori tra Caltanissetta e Gela per diversi casi e non sono mancate nemmeno le sospensioni o le revoche del porto d'armi da parte della questura. La ripartizione dei fondi del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza destinati al contrasto alla dispersione scolastica ha suscitato dubbi nei rappresentanti della CGIL e dell'FLC-CGIL di Caltanissetta, i quali hanno chiesto un incontro con il prefetto Chiara Armenia. I rappresentanti sindacali hanno segnalato che solo un terzo delle scuole siciliane ha ricevuto la prima tranche dei fondi del PNRR e tra queste non sembrano esserci istituti che operano in contesti difficili, dove l'indice di dispersione scolastica è più alto della media nazionale. E, sempre secondo la segnalazione della CGIL, è incomprensibile l'assenza tra i destinatari dei fondi dei circoli didattici e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Finora la prima tranche dei fondi nel nostro territorio è stata concessa a 9 istituti superiori di Caltanissetta, 5 di Gela, 2 di Mazzarino e a 1 di Santa Caterina. Ancora incendi nelle ultime 24 ore. Giovedì sera le fiamme, che sono state subito domate dai vigili del fuoco, avevano coinvolto un'area verde che costeggia la via Federico De Roberto vicino al parco Robinson. Ma non è stata l'unica zona in provincia interessata da incendi nella giornata appena trascorsa, come nel caso di San Cataldo in Contrada Tabita, Niscemi sulla strada provinciale 11, Mazzarino Contrada Castellaccio, Mussomeli Contrada Peperone, Caltanissetta Contrada Prestiani e zona industriale, Statale 190 a Deli, Gela Statale 11 bis, Contrada Apa, Cipollina, Spina Santa, Mussomeli, Madonne delle Vanelle. Molti incendi sarebbero stati causati dalle alte temperature, ma i vigili del fuoco sono stati impegnati anche in interventi di routine, come casi di ascensori bloccati a causa di sovraccarico di energia elettrica. Negli ultimi giorni un vasto incendio ha anche colpito la Contrada Magna Sabucina, Contrada Stretto e Valle dell'Imera, danneggiando la vegetazione fatta di arbusti, piante tipiche della macchia mediterranea, parti di bosco di eucalipto e anche la parte esterna di alcune abitazioni rurali, aree che per la loro conformazione geografica non erano facilmente raggiungibili e per domare le fiamme è stato richiesto anche il supporto aereo delle squadre della forestale e di quelle boschive dei vigili del fuoco. L'estate con le sue alte temperature spesso caratterizzata da un'intensificazione degli incendi, infatti sarebbero numerosi gli interventi già eseguiti in provincia da parte dei vigili del fuoco, così come racconta il comandante provinciale. Nel solo mese di giugno abbiamo fatto oltre 500 interventi, generalmente nella parte sud della provincia, perché come mi riferiscono anche i miei funzionari, inizia dalla parte sud per poi spostarsi man mano verso la parte alta della provincia. Quindi un'elevata percentuale, anche se tutto sommato devo dire che non sono stati incendi di grossa entità. Incendi che abbiamo fronteggiato con le risorse di cui giornalmente disponiamo e che per quest'anno
sono state integrate a seguito di una convenzione con la Regione Sicilia. Noi abbiamo una squadra aggiuntiva, una squadra boschiva che risiede a Caltanissetta, ma che viene inviata in tutti i posti della provincia dove c'è necessità. È previsto per legge che dal 15 giugno al 15 settembre è vietato qualunque accensione di fuochi. Anche un piccolo fuocherello che può sembrare insignificante, però se cambia il vento, se determina certe condizioni, può diventare pericoloso. Anche quest'anno abbiamo fatto diverse riunioni, la prefettura, il prefetto ci ha convocato diverse volte, sia noi sia tutti gli enti locali, i sindaci, per invitarli a pulire, perché la vera risorsa è la prevenzione e non l'estinzione dell'incendio. Perché spegnere un incendio in piena estate a 40 gradi è abbastanza difficile. Quindi è più importante fare prevenzione, tenere pulite le strade, le scarpate, i centri abitati. Però purtroppo devo dire, devo prendere atto che si fa qualcosa, ma è sempre insufficiente. E gli incendi puntualmente si verificano nello stesso periodo, nelle stesse zone. Nei giorni scorsi, a seguito degli avvisi del Dipartimento regionale di Protezione Civile sul rischio incendi e ondate di calore, il prefetto di Caltanissetta ha inviato una lettera ai sindaci e al commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta per invitarli ad adottare le misure necessarie per la prevenzione del pericolo incendi. Il comune di Caltanissetta, che aveva già adottato un'ordinanza sulla manutenzione dei suoli agricoli, aree verdi e sulla disciplina relativa alla combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripulitura, interviene con ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza climatica, vietando i fuochi pirotecnici e petardi di qualsiasi natura, così come le lanterne cinesi o falò sul suolo. Nel frattempo, intanto, dai vigili del fuoco vengono ribaditi i consigli per i cittadini che avvistano delle fiamme. Il cittadino è tenuto, ed è giusto e deve farlo, di chiamare subito allertare soccorso, il numero unico nazionale l'112 o ancora tante richieste ci arrivano attraverso il 115, perché se noi possiamo intervenire quando l'incendio è ancora all'inizio su un principio di incendio, ci viene facile spegnerlo, e quindi chiunque ha visto un incendio ha il dovere di chiamare ed avvisare subito, in modo che possano intervenire la squadra di soccorso. È meglio chiamare i soccorsi e stare sul posto per dare anche ulteriori notizie qualora dovesse servire, perché noi quando ci chiamano gli chiediamo il numero di telefono, quindi questo ci consente nel frattempo che arriviamo sul posto di dialogare con l'interessato e farci dare maggiore informazione possibile, perché possiamo decidere anche quale personale inviare e quali mezzi inviare a seconda della località dove si verifica l'incendio. Quando non riesce a dare il resto rispetto alla cifra dovuta in base alla durata della sosta del veicolo, la macchinetta presente nel parcheggio di Via Medaglie d'Oro rilascia una ricevuta che dovrebbe dare la possibilità all'utente di riavere il proprio denaro recandosi presso l'ufficio. Una situazione segnalata da alcuni cittadini che crea disagi a quanti usufruiscono del parcheggio situato nel centro storico nisseno. Una questione che è stata sottoposta all'assessore Marcello Frangiamone, il quale spiega che nel prossimo bando si daranno delle particolari indicazioni proprio sul sistema di erogazione del resto. Questo problema si verifica quando la cassa automatica per il pagamento del biglietto di sosta non è in grado di erogare il resto. Succede quindi che invece di rilasciare la giusta somma di denaro di resto, la macchina rilascia una ricevuta che consente di poter richiedere appunto il mancato resto presso l'ufficio, che è aperto soltanto alcuni giorni la settimana. Nel bando di gestione in corso nulla era stato stabilito per quanto riguardava il rilascio del resto e non era neanche stata considerata la possibilità di mettere una macchinetta per scambiare soldi da inserire appunto nella cassa automatica. E questo problema l'ho già evidenziato agli uffici competenti e ho sottoposto loro anche un dubbio per capire che fine fanno tutti questi mancati pagamenti di piccole somme, a volte si tratta di pochi spiccioli, ma che comunque rimangono nelle casse dell'azienda che gestisce il parcheggio. Appunto, ho chiesto agli uffici di approfondire la questione. È certo comunque che il prossimo bando, che si farà entro la fine di quest'anno, dovrà prevedere necessariamente la possibilità di pagare con carta di credito o con altri sistemi di pagamento elettronico, oltre anche alla possibilità di collocare una macchinetta scambiasoldi per fare in modo che venga inserita la giusta somma di denaro all'interno della cassa automatica e che comunque le mancate restituzioni di resto possano essere accreditate anche in diversi modi.
Ricordato con una semplice cerimonia nella chiesa di San Giovanni Evangelista di Macchitella il sacrificio del maresciallo dei carabinieri Sebastiano Dimmè, ucciso il 6 luglio del 1996 in un conflitto a fuoco mentre cercava di fermare gli autori di una rapina. La tragedia si verificò a Locate Varesino, in provincia di Como, dove il militare siciliano, che aveva 31 anni, prestava servizio. Quel giorno di 26 anni fa l'investigatore aveva notato i due autori della rapina, armati di Kalashnikov, a bordo di una Fiat Croma e li aveva affrontati, purtroppo con esito fatale. Il 18 maggio del 1998 gli era stata conferita postuma la medaglia d'oro al valor militare. La messa è stata concelebrata dal cappellano militare del comando interregionale dei carabinieri Rosario Scibili e dal parroco di Macchitella Giuseppe Siracusa. Presenti i familiari del maresciallo Dimmè, i rappresentanti dell'arma e delle istituzioni di Gela e Caltanissetta. Tra di loro il procuratore di Gela Fernando Asaro, il colonnello Vincenzo Pascale, comandante provinciale dell'arma, il tenente Danilo Landolfi, comandante del Nord di Gela, la cui caserma è intitolata proprio alla memoria di Sebastiano Dimmè, il presidente del consiglio comunale di Gela Salvatore San Mito, l'assessore comunale Danilo Giordano, i carabinieri delle stazioni di Riesi, Mazzarino, Butera, Niscemi e Gela, i carabinieri in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Gela, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale del Nastro Azzurro e l'associazione appartenenti alla Polizia di Stato in congedo. La cerimonia si è conclusa al cimitero, dove un trombettiere della fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia ha eseguito il silenzio davanti al monumento funebre dove è sepolto il coraggioso investigatore. E dopo un lungo soggiorno in Florida, negli Stati Uniti d'America, tra un tuffo tra le onde dell'oceano e una competizione sportiva, rientreranno a breve in Italia la maestra di karate Maria Russica e la nipote Sara Bunone. Si preparano a tornare e in valigia metteranno anche le loro medaglie di bronzo, ottenute alla 10ª edizione dei campionati mondiali di karate della World Union of Karate Do Federations, svoltasi a Fort Lauderdale dal 2 al 7 luglio. Una grande soddisfazione per le due nissene. Ha rappresentato l'Italia, salendo sul podio dunque la maestra Russica con il suo terzo posto condiviso insieme ad un altro atleta nel kumite, cioè nel combattimento, mentre la giovane Sara ottiene la stessa medaglia nel kata, ossia la forma, l'esercizio che rappresenta le tecniche, posizioni e movimenti del combattimento. Location perfetta per comunicare il mio terzo posto, di medaglia di bronzo nel kumite in Florida. Più che soddisfatta, contenta di questo mio terzo posto. In categoria ero l'unica italiana, nonché l'unica siciliana, a rappresentare la mia società, la SD Karate Michele Nicosia. Quindi voglio ringraziare in primis il mio maestro, la mia famiglia, e lieta di portare a casa a breve la mia medaglia di bronzo. E si è distinta anche l'altra atleta, Sara Bunone, mia nipote, anche lei ha guadagnato il terzo posto, la medaglia di bronzo nel kata, e quindi a breve torneremo in Italia con questa medaglia. Pienamente soddisfatta del risultato ottenuto a questa mia prima competizione a livello mondiale, ho ottenuto il terzo posto nella specialità del kata, 30 i partecipanti della mia categoria, e torno a casa pienamente soddisfatta delle mie prestazioni e del mio risultato. Arriva dal padel un risultato di prestigio per lo sport nisseno. La squadra maschile del Golden Tennis Padel Club di Caltanissetta si è laureata campione nazionale al termine del torneo FIT PRA, aggiudicandosi per 2-7-1 la finale derby che l'ha vista opposta alla rappresentativa di Palermo. La fase finale del torneo si è svolta a Roma, nella splendida cornice del circolo di Villa Panfili. La formazione nissena, dopo aver superato la fase regionale, si è messa brillantemente in mostra anche nella capitale, superando 3-0 l'Alto Adige nei sedicesimi di finale, per ripetere lo stesso risultato contro la Calabria negli ottavi. Nei quarti di finale la rappresentativa toscana ha dato filo da torcere ai ragazzi capitanati da Adriano Di Prima, i quali alla fine hanno guadagnato il pass per la semifinale chiudendo 2-1 il conto dei set. Nel penultimo match i nisseni hanno superato l'Umbria ancora con il punteggio di 2-7-1, prima della finale contro la squadra palermitana. La squadra vincitrice, capitanata da Adriano Di Prima, è composta da Alberto Garcia Marquez, Fabio Arcarese, Marco Calia, Ivan Mincorans, Marco Boscarino, Alessio Lipani, Filippo Di Marco e Antonio Pace. È stata una soddisfazione enorme perché è stata una cosa totalmente inaspettata.
una cosa grande da un punto di vista proprio sportivo, perché ci siamo misurati con realtà nettamente più grandi di noi, con dei mostri sacri del padel, con delle regioni molto più avanti di noi, con molte più risorse economiche, con delle città enormi. Per una realtà relativamente piccola come la nostra è stato proprio un'impresa storica. Abbiamo una squadra in Serie D, l'anno prossimo cercheremo di averne due, e siamo stati promossi quest'anno in Serie C. Abbiamo fatto il campionato di Serie C. Considerate che in Sicilia ci sono solo due squadre in questo momento in Serie C, una è il Golden Tennis e una è Padelzone Siracusa. Ci siamo salvati, devo dire, abbastanza brillantemente, e stiamo iniziando a programmare la stagione prossima, e ci piacerebbe tanto andare in Serie B, è un obiettivo importante. Il movimento del padel ha preso molto piede, ha successo, e voi siete venuti da fuori a portare la vostra esperienza. Come sta andando? Esatto, noi per esempio un paese come Spagna, siamo già da tanti anni che pratichiamo questo sport, quindi stiamo portando un po' di nostra esperienza, conoscimento, tutto, e sta andando molto molto bene. E Caltanissetta come risponde al padel? Caltanissetta veramente benissimo, tanta gente che sta iniziando a giocare, soprattutto in iniziazione, perché questo è il nostro lavoro, che siamo cercando di fare conoscere a tutti questo sport. Però va bene, Caltanissetta sta andando benissimo. Chi è che pratica di più, donne, uomini o bambini? Bambini un po' di meno, quindi per questo è un lavoro che stiamo lavorando su di questo, però sì, tante donne pure stanno praticando questo sport, pure come in Spagna. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo. Scacco matto in questa giornata di venerdì, al caldo africano su tutto lo stivale, per correnti più fresche dal nord Europa che interesseranno la penisola balcanica, la Grecia, ma lambiranno anche parte dell'Italia. Complice l'alta pressione che terrà i suoi massimi molto più ad ovest, tra l'oceano, le isole britanniche e la Francia. Andiamo quindi al dettaglio con dei rovesci dei temporali che scivoleranno verso le regioni del sud, localmente qui anche di forte intensità con locali grandinate. Intensi scrosci di pioggia, torna poi in giornata invece l'alta pressione al centro nord. Ecco nel dettaglio di fatti l'immagine che ci fa vedere cieli sereni o poco nuvolosi sulle nostre regioni centro-settentrionali. I temporali nella prima parte del giorno invece al sud, con venti tesi da nord-nord-est e locali grandinate non escluse. Tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'app di Trabimeteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Centrale, Corso Umberto. Servizio notturno, Centrale, Corso Umberto.